Sono queste parole davvero molto, molto incoraggianti che Mosè darà a tutto il popolo di Israele, ma anche a Giosuè. Consapevole Mosè che non sarà lui a condurre il popolo a queste vittorie. Al verso 8 Mosè dirà: il Signore cammina egli stesso davanti a te. Giosuè non era lasciato solo. E Mosè, se diceva questo, lo diceva con piena cognizione di causa, perché aveva sperimentato che davvero l'Eterno camminò davanti a lui. Chi aprì il Mar Rosso? Mosè o il Signore? Egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà. Non temere e non perderti d'animo. Non ti lascerà. Non abbiamo motivo di pensare che saremo lasciati soli. Gesù dirà ai suoi discepoli, prima di andare via: io non vi lascerò orfani. Non sarete lasciati soli a voi stessi. E voglio concludere questo messaggio col verso 14 del capitolo 23 di Deuteronomio. Infatti il Signore, il tuo Dio, cammina in mezzo al tuo accampamento per proteggerti e per sconfiggere i tuoi nemici davanti a te. Perciò il tuo accampamento dovrà essere santo, affinché egli non veda in mezzo a te nulla di indecente e non si ritiri da te. Tutto vero quello che abbiamo detto prima, ed è cosa certa perché è parola di Dio, ma c'è una condizione che non vogliamo omettere: siate santi. Ed è questa la preghiera che vogliamo rivolgere al Signore questa mattina. Signore, tu non mancherai nelle tue promesse, non verrai mai meno, tu sarai sempre con me. Santificami, fa che io provi ripugnanza per il peccato, fa che non ci sia niente di indecente nella mia vita, ma fa che ci sia posto per te sempre nel mio cuore e nella mia vita.